Bene, dopo aver visto l'equilibrio dei corpi solidi estesi, l'equilibrio del corpo rigido in particolare, oggi cominciamo ad affrontare la questione, sempre relativa all'equilibrio, ma dei corpi che non sono solidi. L'essere solido o meno ha a che fare con quello che si chiama lo stato di aggregazione. Un termine che sicuramente avrete già sentito. E in questo contesto possiamo separare i corpi con cui abbiamo a che fare con due grandi famiglie. Chiamiamo solido un corpo il cui stato di aggregazione è tale che il solido ha un volume definito un volume che non può essere cambiato e una forma che è costante. Per esempio, che ne so, un blocco di marmo, di cemento, quello che sia. Ha un volume che è sempre lo stesso. Scusatemi, a monte diciamo che i corpi con cui abbiamo a che fare hanno comunque una massa definita, cioè non cambiano di massa. Okay? Quindi per tutti quelli di cui stiamo discutendo, a monte diciamo sempre hanno una massa ben precisa, che non cambia a seconda dello stato di aggregazione. Quindi come definiamo i solidi? I solidi sono un particolare stato di aggregazione dove l'oggetto in questione ha un volume e una forma ben definita. Ok? Viceversa, chiamiamo fluido un corpo nel quale il volume è definito, è costante, ma la forma no. Ok, in questo caso ho un liquido, forma variabile. Questo lo chiamo, scusate, posso, mi serve ancora un po' di spazio, questo lo sposto un po' più sotto. Liquido, oppure un gas dove è costante solo la massa. Per il gas il volume e la forma sono entrambi variabili, non sono definiti. Un liquido ha un particolare volume, ma ha la forma del recipiente che lo contiene. Vediamo se riesco a scrivere un pochettino meglio. Un liquido assume la forma del contenitore che lo contiene, del recipiente. Un gas assume il volume del recipiente che lo contiene e la forma, ovviamente, del recipiente. Okay, entrambi vanno sotto la dicitura fluidi, sono fluidi sia i liquidi che i gas, in contrasto con i solidi, dove nei solidi è definito e costante sia ovviamente la massa, sia il volume che la forma dell'oggetto. Per i liquidi è definito e costante la massa e il volume, per i gas è definito e costante solo la massa, il volume e la forma sono quelli del recipiente. Qui abbiamo usato quindi due concetti. Per ogni corpo abbiamo visto la sua massa e il volume. Questo ci permette di definire un concetto di densità, che è il rapporto massa-volume.
fratto volume. Ok? Normalmente la densità decresce passando dai solidi ai liquidi ai gas. I gas sono quelli meno densi, cioè dove a parità di volume è contenuta meno massa. Ok? Attenzione, la densità, il testo usa la lettera D, io userò qualche volta mi scapperà la lettera rho greca, questa si legge rho, equivale a una R, e quindi massa diviso volume, quindi si misura in chilogrammi fratto metro cubo. Queste sono le unità nel sistema internazionale per la densità. Un corpo di riferimento è l'acqua. Un La densità dell'acqua è di 10 alla 3 1000 kg al metro cubo. O se preferite, di qualche volta sarà anche utile usare questa unità di misura, visto che in un metro cubo sono contenuti 10 alla 3 decimetri cubi, e quindi 10 alla 3 litri, la densità dell'acqua posso anche scriverla come 1 kg al litro. Perché se sostituiamo a metro cubo 10 alla 3 metri cubi, 10 alla 3 si semplifica e rimane chilogrammo su litro. Però le unità di misura standard sono queste. La misura corretta è questa. Ok? D'accordo? E fin qua penso che non, di non aver detto niente di nuovo. Abbiamo visto, proprio fino alla lezione scorsa, che i corpi, in relazione alla condizione di equilibrio, possono agire oppure subire delle forze. Il corpo può produrre o esercitare una forza, il corpo può subire una forza. Prego. Domanda, qui c'è scritto 1 metro cubo è uguale a 10 alla terza. Certo, è chiaro il perché? Benissimo. Ma se i corpi sono estesi, le forze potrebbero essere distribuite. Non sono applicate ad un punto. D'accordo? Mi spiego meglio. Immaginate che questo sia il muro. Ok? Fatemi scrivere. E io prendo il dito e schiaccio sul muro. Perdonate il mio disegno. Cerco di farlo come meglio posso. Questo è meglio più o meno. Applico una forza. Applico sul muro. Riesco a bucare il muro. No, per quanto io prema, di solito a meno che non sono siate Hulk, mi sono difficile bucare il muro con un dito. Se invece ho sempre il mio muro di prima, e invece che usare il semplice dito, metto una puntina da disegno, più o meno in questo modo, e la schiaccio con la stessa forza di prima. La forza è la stessa. Qui riesco a bucare il muro. Sì. Per quale ragione? La forza è la stessa. Qui
Ma qui è applicata su una area grande, in relazione a questo caso in cui la forza è applicata a un'area piccola. Se ci pensate, è la stessa cosa che succede quando avete magari un po' di fame e volete farvi un panino al prosciutto. Per tagliare il panino usate un coltello affilato o no? È meglio averne uno affilato. Perché il coltello affilato è più efficace? Cioè, la forza che esercitate è la stessa, ma la forza applicata usando il coltello smussato produce una forza concentrata su una superficie larga, come quella del dito. Se invece il coltello è affilato, la stessa forza agisce su una superficie molto più piccola, quindi ha più effetto, quindi riesce a tagliare il pane. Così come la puntina di segno buca il muro, pur se io spingo con la stessa forza di prima. È chiaro l'idea? Quindi questo mi permette di dire che se applico una forza, l'effetto non dipende solo da quanto intensa è la forza, ma anche da qual è la superficie sulla quale la forza è distribuita. Più piccola la superficie, più grande è l'effetto. L'effetto di una forza distribuita su una superficie prende il nome di pressione. Si definisce pressione in fisica, P minuscolo, il rapporto tra la forza F, in realtà tra la forza perpendicolare alla superficie, e la superficie S. Ripeto, se applico una forza a un oggetto e la forza è distribuita su una superficie, dico che su quella superficie agisce una pressione P che è data dal rapporto tra la forza applicata diviso la superficie sulla quale è distribuita la forza. Tecnicamente, nella pressione entrano in gioco le forze perpendicolari alla superficie. Ok, sono quelle rilevanti. D'accordo? Per questa ragione, questa è la definizione di pressione. La pressione P, fatemelo riscrivere, dato che è forza diviso superficie, la forza si misura in newton, la superficie in metri quadri, quindi la superficie sarà misurata in newton fratto metro quadro. Questa grandezza fisica prende il nome di Pascal, PA. Questo si legge Pascal. Dire che in un fluido c'è una pressione di un Pascal significa dire che su ogni metro quadro di superficie agisce una forza di un newton. Ok? Il Pascal, tutto sommato, è una forza decisamente piccolina. Cosa molto importante, attenzione, potrebbe lasciarvi perplessi. La forza in realtà è un vettore. Cosa possiamo dire della pressione? La pressione, e questo è un principio fisico, attenzione, la pressione è uno scalare.
Può sembrare strano perché lo ottengo da un vettore, però è uno scalare. Cos'è che mi fa dire questo? Mi fa dire questo il fatto che la pressione è la stessa in tutte le direzioni, cioè una grandezza isotropa non ha direzione. Questo è un punto delicato. Immaginate di prendere, che ne so, immaginate una bottiglia di vetro, un contenitore trasparente, così possiamo vedere dentro, che sia pieno di acqua e che sia chiuso da un pistone mobile. Ok, fatemi disegnare l'acqua in azzurro. Dentro al pistone metto, che ne so, un palloncino. Ok, se e osservo, palloncino, il mio palloncino tondo, però o sferoidale, sta in equilibrio dentro nella nostra acqua. Se immaginate di esercitare una forza sul pistone, cioè io schiaccio il pistone, ok? Cosa faccio? La forza con cui io schiaccio il pistone produce una pressione che sarà data dalla forza diviso la superficie del pistone stesso, ok? Questa pressione aumenta la pressione interna del liquido in tutte le direzioni. Cioè, mi chiedo, cosa succede al mio palloncino? Non viene schiacciato solo verticalmente come la forza, ma sul palloncino agisce una pressione, quindi l'effetto della pressione è lo stesso in tutte le direzioni. Cioè, il palloncino si contrae in modo isotropo, in tutte le direzioni. Cioè viene schiacciato non solo in alto e in basso, ma anche destra e sinistra e di sbiego e via dicendo. Ok? Questo fatto fisico, che è legato al fatto che la pressione è isotropa, quindi non è un vettore ma uno scalare, si chiama legge, meglio principio di Pascal, che è la prima legge fisica che riguarda la pressione. Dimmi. Domanda, la forza applicata a questo palloncino, ad esempio, sott'acqua, è uguale da ogni direzione? Esattamente. Sì. Tra È un attimo ne parlo più diffusamente. Cosa dice il principio di Pascal? Il principio di Pascal racconta la seguente cosa. La pressione, lo scrivo proprio per esteso, la pressione esercitata su una superficie qualsiasi di un liquido, in realtà di un fluido, si trasmette con lo stesso valore l'effetto è quantitativamente lo stesso su tutte le superfici con le quali il liquido è a contatto. Quindi, tecnicamente, cosa significa? Se io schiaccio questa area del liquido, produco una pressione in più,
E questa pressione in più si esercita su tutte le superfici con le quali il liquido è a contatto, inclusa quella del nostro palloncino. E l'aumento di pressione è lo stesso dappertutto e in tutte le direzioni. Per mostrarvi questo, vediamo se ci riesco. Ho trovato prima un video, ecco questo. Non so se riusciamo a vedere, ditemi se riuscite a vederlo. Non se lo carica. Ma qui c'è pubblicità, ahimè. Qui c'è una bottiglia d'acqua, dentro c'è un palloncino, lo vedete, questo qua verde. Se io schiaccio la bottiglia, il palloncino si contrae in tutte le direzioni. Prima aveva questa forma, dopo diventa più piccolino. Ma rimane sferico. Cioè l'aumento di pressione è esercitato e distribuito in tutte le direzioni. Ok? C'è una domanda? Solo per chiedere se questo succede perché la forza viene distribuita. Esattamente, proprio per questa ragione. Ok? Andiamo a vedere cosa succede al nostro palloncino. Immaginate, fatemelo rifare, in che colore l'avevo fatto prima, in viola. Supponiamo di esserci immersi nell'acqua, questo è il nostro palloncino. Ok? Nel nostro fluido, nell'acqua, c'è una pressione P, quella che sia. Tot Pascal. Immaginate un riquadro piccolino di area S sul nostro palloncino. Allora, su questo quadratino agisce una forza F dovuta alla pressione che posso ottenere invertendo la definizione di pressione. Se la pressione è uguale a forza diviso superficie, la forza sarà pressione per superficie. Ok? E questa forza è sempre perpendicolare, come abbiamo visto prima, alla superficie stessa. Quindi in realtà l'effetto della pressione sulla superficie non è legato al verso della pressione, ma come è orientata la superficie. Qui la forza è verso l'interno perché la superficie fa parte del palloncino stesso, d'accordo? E quindi se prendo un altro quadratino da un'altra parte, qua sotto per esempio, qui avrò una forza che agisce su questo sempre verso l'interno del palloncino. Perché il palloncino sta in equilibrio? Perché c'è equilibrio tra la pressione esterna, quella dell'acqua, e la pressione interna. Anche all'interno del palloncino c'è aria, è un fluido, ha una sua pressione interna e quindi non c'è solo la forza con cui il fluido, l'acqua, schiaccia il palloncino, ma anche c'è la forza con cui l'aria del palloncino schiaccia il palloncino stesso. Se vi ci pensate, perché riesco a gonfiare un palloncino tipo quelli delle feste di compleanno? Perché soffiandoci dentro l'aria aumento la quantità di aria interna del palloncino, quindi essendoci più aria aumenta la pressione e il palloncino subisce una forza dall'interno verso l'esterno, dato che aumenta la pressione, finché non raggiunge l'equilibrio tra la pressione interna, la tensione elastica ovviamente, perché il palloncino non è del tutto all'elasticità, quindi se lo deformo lui tende a ritornare alla forma di partenza, e la pressione esterna dell'aria. Ok? Che l'aria eserciti una pressione, sia quella dentro il palloncino che quella fuori, ve lo mostro nel prossimo video, vediamo se riesco a trovarlo. Dov'era? Questo lo chiudiamo.
Guardate un attimo questo, eccolo qua. Qui c'è subito ancora velocità, ovviamente, pazienza. Ecco, qui abbiamo questi due emisferi di metallo e una pompa a vuoto. Ok? Se chiudo gli emisferi, e aziono la pompa e tolgo l'aria, gli emisferi rimangono attaccati. Perché? Perché la pressione interna non c'è più, è nulla perché dentro c'è il vuoto, e la pressione esterna dell'aria li tiene uniti, per cui riesco per esempio a sollevare un peso piuttosto pesante. Se apro la valvola e faccio entrare l'aria, i due si staccano. I due emisferi non sono incollati perché c'è colla, sono incollati dalla pressione dell'aria. Qui prendiamo una lattina di olio vuota, che è senza olio dentro, la collego con la pompa a vuoto, se aspiro l'aria, l'aria esterna la schiaccia, non avendo resistenza dall'aria interna della lattina, la lattina si deforma, si comprime. Viene proprio schiacciata dall'aria esterna. Ok? Qui abbiamo un contenitore di vetro dove c'è una bottiglia schiacciata e dopo chiusa, ed è una schiuma da barba, per esempio. Nella campana di vetro qui c'è aria. Se tolgo l'aria con la pompa a vuoto, allora la poca aria che è rimasta dentro nella bottiglia la deforma, la espande. E la schiuma da barba, non avendo più la pressione dell'aria che la schiaccia, perché l'ho tolta con la pompa a vuoto, si espande, diventa più grande. Come farebbe il palloncino se calassimo la pressione esterna, come fa la bottiglia. Una volta che rimetto l'aria all'interno, ritorna a schiacciarsi come prima. Ok? Quindi anche un fluido contiene e esercita pressione, dimmi. Ottimo, Quindi anche la forza di gravità può essere detta come pressione. hai anticipato un argomento che faremo a breve. È tutto chiaro fin qui? Molto bene. Principio di Pascal, quindi. Ecco perché la pressione prende il nome, l'unità di misura prende il nome di Pascal. Ok? Quindi la pressione, attenzione, è forza diviso superficie, d'accordo? Ma nonostante la forza sia un vettore, la pressione non lo è uno scalare, è distribuita nello stesso modo in tutte le direzioni, è uno scalare. Applicazione di questo, ce la facciamo, sì. Anzi, facciamo così prima. Andiamo per ordine. Vi propongo, ecco, questo esercizio, che è il numero 6 a pagina 195, che dice: una donna ha una massa di 54 kg. Quindi una massa della donna è 54 kg. Un bambino ha una massa, la massa del bambino, di 27 kg. Ok? Entrambi sono in piedi sulla spiaggia. La superficie del piede della donna, chiamiamola SD, è di 1,8 decimetri quadrati. E quella del bambino, SB, invece è di 0,9 decimetri quadrati. Quale pressione esercitano sulla sabbia la donna e il bambino? Allora, questa è la nostra sabbia. Sì, scusami. Adesso abbiate pietà dei miei disegni, ma insomma, purtroppo sono quello che sono. Immaginate che questo parallelepipedo rappresenti la donna oppure il bambino. Quindi qui c'è la nostra massa,
e qui c'è la superficie. Su questa superficie, fatemela disegnare in verde, ok, il peso, che è una forza, esercita una pressione. La pressione qui sarà data da il rapporto tra la forza peso, prima della donna poi del bambino, diviso la superficie del piede sul quale è distribuita la forza peso. Il peso non è applicato in un punto solo, no? Quindi la pressione esercitata dalla donna quale sarà? Beh, sarà il peso della donna, che è la sua massa, MD, diviso e moltiplicato per G, 9,81 newton al chilogrammo, diviso per la sua superficie, 1,8, anzi, mettiamo dopo i numeri, la superficie del piede della donna. Quindi avremo 54 kg per 9,81 newton su chilogrammo, diviso 1,8 decimetri quadri. Ok? Perché dividere per la superficie? La superficie del piede. Per trovare il peso. No, per trovare la pressione. Sto calcolando la pressione. Questa è una pressione, attenzione. Lo scrivo. Pressione esercitata dal piede della donna. La pressione sarà la forza peso diviso la superficie. C'è un'altra domanda? No. Quindi calcoliamo, continuiamo il calcolo, quindi la pressione esercitata dal piede della donna sarà, mi prendere la calcolatrice se facciamo il collato di Porzolla. Certo. Allora, abbiamo 54 per 9,81 e abbiamo 529,74 newton. Qui i decimetri quadri devo trasformarli in metri quadri, se no non ho il dato in pascal. Quindi viene 1,8. Per che cosa? Beh, un decimetro è un decimo di metro, quindi avrò 0,1 metri alla seconda. Quindi un decimetro quadro è un centesimo di metro quadro. Tecnicamente 529,74 newton per 1,8 per 10 alla meno 2 metri quadri. Quindi diviso 1,8 viene 294,3 per 10 alla 2 newton su metro quadro. Scritto in notazione scientifica, sposto le due cifre a sinistra, ottengo 2,943 per 10 alla 4 newton su metro quadro o pascal. Sì, ma è al denominatore. Ok? Per quanto riguarda la pressione esercitata dal bambino, avrò quindi il peso del bambino, massa del bambino per G diviso la superficie del piede del bimbo. Quindi avrò la massa che era, non me lo ricordo più, 27 kg. 27 kg per 9,81 newton su chilogrammo fratto la superficie del piede del bambino, che era 0,9 decimetri quadri. E quindi, per la stessa ragione di prima, avrò 0,9 per 10 alla meno 2 metri quadri, e al numeratore ho 27 per 9,81 264,87 newton, che mi dà, allora,
è 94,3 per 10 alla 2 Pascal, e quindi 2,943 per 10 alla 4 Pascal. Confrontiamolo col dato che abbiamo visto prima. Le due pressioni sono 1 bar sono lo stesso valore. Perché? Beh, perché guardiamo un attimo in dettaglio come è fatta la pressione. Se è forza diviso superficie, il bambino ha una massa a metà di quella della donna, ma anche un piede che è la metà di quello della donna. E quindi i due rapporti si cancellano. Metà donna, metà della superficie, il rapporto è lo stesso. Quindi esercitano la stessa pressione. Di conseguenza, se nella sabbia sprofonda uno, sprofonda anche l'altro. Okay? Non è che il bambino non sprofonda perché è più piccolo, perché in realtà la pressione è la stessa, quindi la sabbia cede, tra virgolette, nello stesso modo. C'erano domande? No, bene. Riusciamo a vedere anche questo concetto. Abbiamo visto il principio di Pascal, ok? Cioè, se agisco esercitando o variando la pressione agendo su una porzione di superficie di un fluido, questo effetto si trasmette con lo stesso valore, quindi con la stessa intensità, in tutto il fluido, in particolare con tutte le superfici con le quali il fluido è a contatto, ok? Questa è un'applicazione estremamente utile, che è il torchio idraulico. Immaginate due contenitori di sezioni molto diverse, uno con un'area piccola e uno con un'area molto grande, che comunicano tra di loro. Immaginate proprio due bicchieri, due vasi, due qualcosa. Su questo torneremo, attenzione. Se io riempio di liquido uno dei due contenitori, cosa succede? L'acqua si distribuisce in modo tale che il livello nel primo contenitore è lo stesso del secondo. Questo va sotto il nome di principio dei vasi comunicanti, lo vedremo tra un secondo. Per adesso di fatto è così. Che la quota della superficie libera del fluido è la stessa in entrambi i vasi, indipendentemente dalla loro superficie. Immaginate adesso di chiudere i due vasi con un pistone, uno di qua e uno di là. Ok? Sono in equilibrio. Qui diciamo che abbiamo il contenitore 1, questo è il contenitore 2. Qui ho la superficie S1 e la superficie S2. Ok? Adesso mettiamo nel primo contenitore, prego? Poi boh, hai ragione. Immaginiamo di esercitare su S1 una forza F1. Questo produce su questa superficie una pressione P1 che vale F1 fratto S1, forza diviso superficie. Ma questo effetto, per il principio di Pascal, si ritrasmette su tutte le superfici
del nostro liquido, quindi anche sulla superficie S2. Per cui su P2, ok, ci sarà una superficie, una pressione P2 uguale a P1 che potrà bilanciare una forza F2 fratto S2. Quindi per mantenere il liquido in equilibrio, qui deve esercitare una forza F2 che produca la stessa pressione. Quindi la condizione di equilibrio deve essere tale che P1 vale quanto P2, principio di Pascal, e quindi se esercito F1 sulla superficie S1, su S2 devo esercitare F2 in modo che la pressione sia la stessa. Questo cosa mi permette di fare? Sì? Esattamente. La forza esercitata è proporzionale alla superficie. Perché? Perché la pressione è la stessa. Quindi se qui io esercito una forza piccolina, qui riesco a sollevare, per esempio, o mantenere sollevato un corpo molto pesante. Quindi questo sistema mi permette, ad esempio, di moltiplicare la forza. F2 sarà uguale a F1 per il prodotto delle superfici S1 su S2. Ok? No, no, al contrario, scusami. Qui S2 è sopra. Quindi se la superficie S2 è 10 volte S1, qui è come se avessi una forza 10 volte quella che ho F1. Quindi questo è quello che viene utilizzato, non so se avete mai visto un'officina meccanica, quando sollevano le auto, utilizzano questo sistema. Si agisce su una conduttura di piccola sezione con una piccola forza, e con una forza piccola riesco a sollevare una massa molto più grande. Ci sono due domande, dimmi. Perché P2 è uguale a F1 fratto S1? Questo è un 2, anche se non sembra, è disegnato male. Ok? Questo non è altro che, in realtà qui c'entrano due questioni. Una è l'equilibrio, per i livelli uguali nei due fluidi. Un'altra è il principio di Pascal, il fatto che se agisco con una forza su un fluido, quindi ne altero la pressione, la variazione di pressione si trasmette dappertutto in tutto il fluido, proprio perché la pressione è uno scalare. Questa applicazione si chiama torchio idraulico, d'accordo? Ma per oggi ci fermeremo qui. Domande? Bene.